Sono giorni che su internet si vedono tantissimi video di tanti educatori che mostrano delle cose inerenti al portare fuori un cane, come impostare il guinzaglio, se il cane tira, e pdp e pdpa. La cosa che mi ha spinto a fare questo video, è che mi sono un po' stancato di vedere determinate cose, è che uno, nessuno fa vedere un singolo cane. Mostrano come se adesso io prendessi questa bottiglia e vi dico ecco la bottiglia. Due, quei pochi che lo fanno in un territorio che il cane conosce benissimo. Ed è un po' come, vedete come si comporta il cane dentro l'ambiente che conosce, esempio casa, o vedete appena esci fuori, i problemi tendenzialmente il cane li fa fuori, non li fa dentro. Perché? Perché fuori ha stimoli diversi, che sono una miriade. Non ne sto qui a parlare, se no il video diventa di 10 minuti. La cosa più grave in assoluto, nessuno dice quanto tempo ha il cane, cioè mesi o anni, quanto tempo è durato il suo corso. Se il cane è un cane tendenzialmente buono, socievole, già di per sé, o era un cane problematico e gli è stato fatto un percorso apposito per poter stare nel sociale. Nessuno dice se il cane è stato preso da cucciolo ed è stato cresciuto nella maniera giusta e corretta, o è stato preso a un anno, due anni, tre anni, pieno di traumi, senza una briciola di educazione cinofila, senza un minimo di addestramento, e buttato per strada, vai, agisci. Allora, se è per tutti quelli che dicono, faccio esempio, il guinzaglio non va tenuto lungo, ma non va tenuto nemmeno aggomitolato perché il cane si sente in tiro. Sì, è vero. Se tu incontri un altro cane e il cane percepisce la tua tensione o vede che tu lo tiri a te di forza, il cane va ancora più in protezione e può andare praticamente può andare addosso all'altro cane. Perfetto, ci sto. Ma hai mai provato, tu che dici una cosa del genere, a metterti il guinzaglio intorno al braccio e mettere il guinzaglio a un cane dai 40 kg in su che ha dei traumi o ed è spaventato? Sai dove arrivi? Arrivi dall'altra parte della strada. Non lo puoi tenere, lo devi tenere alla giusta lunghezza. Cioè, il discorso che intendo fare, ragazzi, è che non si può generalizzare tutto. Ogni cane ha un proprio carattere e ha una propria vita, quindi in base al cane che tu hai di fronte devi affrontare determinate metodiche. Questo è. Non stiamo lì a fare video a dire no, si fa così, no, perché guarda, gli altri sbagliano. Allora, sotto questo punto di vista, ogni persona può sbagliare. Questo è. Io ho un cane che tendenzialmente ha imparato tutti i comandi, ma se è spaventato da traumi che io purtroppo non posso sapere quali sono stati, perché come quasi tutti sanno quelli che vedono i miei video, viene da già due, prima un rifugio, poi un adottamento e poi è venuto da me sto cane che già era formato e adulto e pieno di traumi. Ci sono delle volte che lui, se è spaventato o se vede, si sente minacciato, agisce in maniera sbagliata. E tu, è inutile che stai lì a far vedere che il cane la prima volta o il primo comando che gli dai ti ascolta. Non è vero. Ci sono cani che sono stati da me, che sono entrati da me, che bastava mezza parola o uno sguardo e facevano quello che tu volevi. Ma non sono tutti uguali i cani. Ogni cane è diverso, come ogni persona è diversa, come ogni bambino che va a scuola ha un apprendimento diverso. Mettetevelo bene in testa.